HIV. Vediamo tutti i possibili sintomi. Già ho fatto un video in un altro mio canale qui su YouTube in cui parlai dei vari sintomi. Probabilmente però in quel video non sono stato molto chiaro, non li ho enunciati tutti. Prima di venire a elencare e spiegare ciascun sintomo, tengo a specificare che questo virus può essere asintomatico, quindi possono non esserci sintomi come possono ovviamente esserci. L'unica certezza nel capire, nel sapere se una persona ha contratto questo virus è quella chiaramente di andare a fare le benedette analisi del sangue, andare a fare il cosiddetto test, che può essere o un test in laboratorio, quindi in una struttura ospedaliera. Ti ricordo che è gratuito e tutela la privacy di chi lo va a svolgere, oppure si può tranquillamente comprare in commercio, esistono gli autotest, in farmacia ci si reca, si compra l'autotest, costa sui 20 euro circa e appunto si viene a conoscenza di aver contratto oppure no questo virus. Fatelo, soprattutto mi rivolgo ai ragazzi ma anche a persone più grandi, perché sapere il proprio stato sierologico è fondamentale anche per debellare una eventuale epidemia che potrebbe esserci. Ma veniamo al dunque, quali sono i sintomi? I sintomi iniziali e poi i sintomi secondari. Tra i sintomi iniziali abbiamo problemi alla epidermide. Che cosa è l'epidermide umana? È la pelle. La pelle ci fa capire come sta un organismo. La pelle stessa, attraverso appunto la sua composizione, ci rivela come sta un essere umano. E proprio nella pelle, tra i sintomi iniziali, si capisce che c'è stata un'eventuale infezione, perché la pelle risulta secca e risultano delle bolle, ci sono come delle bolle, degli eczemi, ci sono insomma quasi degli sfoghi, come dei rash cutanei di colore rossastro, e la pelle appare secca, piuttosto secca. Abbiamo soprattutto bolle, eczemi nella parte del tronco, che è esattamente questa della persona che ha contratto il potenziale virus HIV, e poi abbiamo ovviamente bolle sparse anche sulla schiena un po', quindi eczemi, ed anche sparse nelle mani, soprattutto nei palmi. Questo potrebbe essere uno dei primi sintomi. Un altro sintomo principale e iniziale è rappresentato dalla febbre. Che cosa è la febbre? È semplicemente la risposta immunitaria che l'organismo umano mette in campo per sconfiggere il virus dell'HIV. Che cosa fa l'organismo? Nel momento in cui avverte, percepisce, sente che c'è un corpo estraneo, chiamiamolo un agente patogeno, mette in campo tutta una serie di reazioni chimiche per cui l'organismo umano emette del calore proprio per sconfiggere il virus che purtroppo è penetrato nell'organismo umano e quindi cerca di bruciarlo, e l'effetto è quello di aumentare notevolmente la temperatura corporea. Quindi c'è la febbre. La febbre possiamo considerarlo come uno dei sintomi, insieme al controllo della pelle, principi iniziali, principali, di una eventuale infezione da questo virus. Una febbriciola, tengo a specificarlo, 37, 38, 38 e mezzo, a 40 non ci si arriva, anche perché una persona potrebbe morire, però si capisce e si vede che prendendo i farmaci questa febbriciola, chiamiamola così, non riesce a scendere di temperatura, rimane piuttosto costante, la persona si sente piuttosto affaticata. Altro sintomo sono i linfonodi gonfi. Si chiama questa, nel gergo medico, linfoadenopatia. La linfoadenopatia è il rigonfiamento dei linfonodi in modo generalizzato e non diffuso. Abbiamo, vi ricordo, i linfonodi che sono delle sacche che si trovano cosparsi nel nostro corpo umano, che noi chiaramente non vediamo, che
si possono eventualmente gonfiare. Perché si gonfiano i linfonodi? Perché l'organismo umano cerca di combattere un eventuale virus e quindi i globuli bianchi iniziano a, per così dire, fagocitare l'ingresso di un potenziale virus all'interno di un organismo vivente, quindi umano. Qui ci sono i linfonodi, quindi qui si avrà un ingrandimento, un rigonfiamento di linfonodi. I linfonodi si trovano anche qua, sotto alle ascelle, qua, e anche nell'inguine, vicino al nostro apparato intimo. Ci sono i cosiddetti linfonodi. Nel momento in cui l'agente patogeno entra, ecco che l'organismo umano sente questo ingresso, incomincia a sconfiggerlo, oltre che con la febbre, anche con rigonfiare i linfonodi proprio per aggredirlo e cercare di sconfiggerlo. Si chiama, ripeto, linfoadenopatia. E poi abbiamo le afte alla bocca. Questo è un sintomo secondario non di rilevante importanza. Le afte sono come delle bollicine all'interno della bocca. Vedete, qui si possono eventualmente formare le afte, come anche qui sopra, dentro, ai lati della bocca, nella parte interna e quindi anche nelle eventuali gengive. Le afte sono un sintomo non di rilevante importanza, un sintomo che io definisco sintomo di tipo secondario. Abbiamo poi sudorazioni notturne. La notte la persona che ha contratto questo virus suda, inspiegabilmente suda. Non c'entra niente la temperatura esterna all'organismo del sieropositivo, della sieropositiva. La persona però, quando si corica nel letto, si mette a dormire e ha contratto questo virus, inspiegabilmente inizia a sudare. Una sudata che non ha alcuna spiegazione, o meglio, non ha alcuna apparente spiegazione logica e plausibile. E poi abbiamo come altro sintomo da tenere appunto in considerazione un senso di inspiegabile affaticamento. La persona che è diventata sieropositiva risulta piuttosto affaticata. Quando andrà a fare le scale avrà una certa difficoltà e addirittura gli verrà il fiatone. Una stanchezza che non si spiega perché è venuta fuori, una stanchezza dunque inspiegabile che è anche impalpabile, una stanchezza, diciamo, che non ha alcuna plausibile e logica spiegazione, non si sa perché si è così stanchi, però sopraggiunge questa relativa stanchezza personale e quindi fisica. E poi abbiamo tra gli altri sintomi anche dolori articolari, dolori alle diverse articolazioni del corpo, alle giunture degli avambracci, per esempio, dolori alle ossa, un po' di doloretti eccessivi. Abbiamo poi eventualmente diarrea, quindi si defeca in modo più frequente, le feci appaiono liquide, quindi si ha la presenza di eventuale diarrea, feci quindi mollicce liquide. E poi si ha come altro sintomo quello di, appunto, ripeto, presentare una pelle molto secca. Non è una pelle umida oppure elastica, è una pelle davvero molto secca. Una eventuale, ma qui non c'è alcuna certezza, anzi non viene nemmeno menzionato in molti siti, in molte enciclopedie, però in modo potenziale si potrebbe avere una certa perdita di capelli, ma ripeto, non è questo sintomo che possiamo definire integrante dell'HIV, però potrebbe eventualmente esserci. Vi ricordo che nel primo status di infezione da HIV si parla di prima infezione. La prima infezione è appunto questa. Sintomi che non riescono a essere spiegati, che si hanno in una persona che ha contratto purtroppo questo virus. Nella prima fase la persona è molto infettiva, riesce molto a contagiare le altre persone, ha un grado, una viremia nel suo sangue elevatissima, riesce a infettare chiunque, chiaramente nella prima infezione. Bene, vi ho detto praticamente tutti, o per meglio dire i presunti sintomi da HIV. Vi ricordo che però può essere latente, o meglio può essere un HIV asintomatica e quindi senza sintomi, perché ci sono le fasi di HIV in modo sintomatico e
in modo asintomatico. Potrebbe anche non presentarsi nessuno dei sintomi che poc'anzi vi ho narrato. Bene, questo sarebbe quanto. Non sono un infettivologo, non sono un dottore, quindi nemmeno un medico. Sono un uomo però che ha studiato molto e in modo approfondito questo virus e può parlarne liberamente, augurandomi che possa eventualmente esservi di aiuto. Grazie, saluti e a presto.